Allora, io direi che possiamo cominciare così non partiamo accumulando subito ritardi. Intanto benvenuti a tutti, grazie per essere qui. Siamo insomma molto soddisfatti di vedere questa presenza per insomma un argomento teoricamente abbastanza di nicchia, ma vedremo che tutto sommato è anche un argomento che ha suscitato abbastanza interesse. Vi ricordo, l'avete visto quando vi siete registrati, che questo evento viene registrato appunto, quindi spero che nessuno abbia niente in contrario, ma siccome abbiamo avuto molte persone da fuori Milano che non riuscivano a raggiungerci e che avrebbero voluto partecipare, abbiamo deciso di registrarlo in modo da poterlo poi rendere disponibile al maggior numero possibile di persone. Una piccolissima informazione tecnica preliminare, ma sono quelle cose utili. Il bagno è qui fuori a sinistra, purtroppo da stamattina quello delle donne è intasato, perché succede sempre in queste occasioni, e vabbè, quello degli uomini funziona, quindi se avete bisogno usate quello degli uomini, mi dispiace, ma nonostante ci fossimo raccomandati tanto ieri sera, insomma non so cosa sia successo, ma così è. Io inizierei appunto introducendovi brevemente questo progetto, un progetto che vedete è un approccio multidisciplinare per la messa a punto di un sistema di monitoraggio continuo in allevamenti caprini da latte mediante analisi delle vocalizzazioni. Il progetto è stato finanziato all'interno del programma di sviluppo rurale della Regione Lombardia, l'operazione 16101, che appunto finanzia la costituzione di gruppi operativi quindi che comprendono sia degli enti di ricerca che proprio anche delle aziende operanti sul territorio. Il progetto è iniziato a settembre 2019, poco dopo c'è stato il Covid e quindi abbiamo avuto un po' di problemi iniziali, un forte rallentamento del lavoro, abbiamo chiesto una proroga, il progetto doveva essere triennale, alla fine è durato 3 anni e mezzo e come vedete siamo veramente ormai prossimi alla scadenza finale di questo progetto. Abbiamo dovuto correre un po' poi per recuperare il tempo perso all'inizio, però diciamo che insomma dovremmo essere riusciti a fare quello che avevamo promesso che avremmo fatto. Quello che mi preme sottolineare è che è un approccio veramente multidisciplinare, come dice il titolo, e infatti abbiamo diverse componenti. Una componente zootecnica, ma anche fondamentale è stata la componente informatica, perché ovviamente tutta la parte più di messa a punto della app e registrazione dei suoni senza gli informatici musicali sarebbe stata impossibile. Ma abbiamo avuto anche un contributo psicologico dalla professoressa Emanuela Prato Previde, che poi vi racconterà un po' qualcosa anche lei, è un'esperta sul rapporto uomo-animale, e parlando di vocalizzazioni delle capre parliamo proprio di comunicazione, e per capire la comunicazione è importante avere anche un background di questo tipo, insomma psicologico proprio, e vedrete che l'approccio ha previsto anche dei questionari per l'interpretazione delle vocalizzazioni, e poi ve li racconteremo insomma. Quindi un team molto ampio, diciamo, il capofila era l'Università degli Studi di Milano, ma come vi dicevo hanno collaborato 3 dipartimenti del nostro Ateneo: il Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali, oggi siamo qui alla Facoltà di Scienze Agrarie e Alimentari appunto che ci ospita per questo convegno, il Dipartimento di Informatica, diciamo il capofila degli informatici è il professor Stavros Antalampiras, che è arrivato fin dalla Grecia da noi per lavorare, vabbè, non solo per lavorare in questo progetto, però diciamo che è stato sicuramente fondamentale con tutto il suo team. E poi appunto il Dipartimento di Fisiopatologia, Medico-Chirurgica e dei Trapianti, di cui fa parte la professoressa Prato Previde, la psicologa di cui vi parlavo prima, ci conoscerete tutti oggi. Abbiamo avuto anche un valido aiuto da parte dell'azienda agricola sperimentale dell'università, la Cascina Baciocca, che ha sede a Cornaredo, un allevamento di capre. Oggi
oggi qui abbiamo la dottoressa Lisa Pirovano, che è un tecnico responsabile appunto di questa azienda e che ci ha molto supportato soprattutto nelle prime fasi di messa a punto del sistema e anche seguendo il funzionamento durante tutto il periodo di registrazione. È un gruppo operativo, quindi come vi ho detto c'è anche una componente di aziende proprio che operano sul territorio. Le nostre tre aziende sono la Società Agricola Bagaggera, la Società Agricola Il Boscasso e la Società Agricola Il Colmetto. Come vedete sono localizzate in aree geografiche diverse della Lombardia, andiamo dalla provincia di Lecco a quella di Pavia, a quella di Brescia. Abbiamo cercato proprio anche volutamente di coprire insomma un'area territoriale un po' ampia nella Lombardia. Sono tre aziende che io amo moltissimo, tutte e tre, perché sono delle aziende forti, sono delle aziende giovani, molto dinamiche e fanno dei prodotti veramente buoni che potrete assaggiare durante il coffee break e anche durante il rinfresco, insomma, che ci sarà al termine del convegno e che è stato appunto offerto dalle aziende. Il contributo delle aziende è stato veramente fondamentale, gli abbiamo rotto le scatole un'infinità di volte con richieste, installando microfoni, telecamere, chiedendogli un grosso lavoro anche di annotazione di tutto quello che accadeva in stalla per poter poi interpretare le vocalizzazioni assegnandole agli eventi corretti in cui si erano manifestate. Gli obiettivi di questo progetto erano duplici, diciamo, però sempre su una stessa direzione. L'importante per noi è cercare di comprendere meglio le capre per poter migliorare il rapporto uomo-animale e in questo modo avere degli allevatori che lavorano meglio con i loro animali, miglioriamo il benessere degli animali e mettiamo anche gli allevatori in condizione di comprendere tempestivamente le esigenze degli animali e quindi di rispondere in tempi brevi, insomma. Lo strumento che abbiamo messo a punto per aiutare gli allevatori, vedrete, è una app per smartphone che vi verrà raccontata da Mael Vena, però diciamo ci sembrava riduttivo parlare di rapporto uomo-animale solo in un'ottica di zootecnia di precisione. La zootecnia di precisione è sicuramente uno strumento molto molto utile, molto valido e importante per supportare l'allevatore, ma questo non vuol dire che l'allevatore debba perdere le sue conoscenze, cioè le conoscenze dell'allevatore rimangono fondamentali, perché qualunque sistema, anche il migliore, può avere dei guasti, quindi l'allevatore è una presenza indispensabile. E allora noi abbiamo lavorato proprio in due direzioni: da una parte sviluppando questa app per l'interpretazione automatica delle vocalizzazioni e dall'altra invece cercando di migliorare la conoscenza della comunicazione, quindi migliorare il rapporto uomo-animale. Quindi abbiamo messo a punto un questionario, anzi poi troverete sicuramente, se qualcuno di voi non l'ha ancora fatto, troverete nel sacchettino che vi è stato consegnato quando siete arrivati anche un segnalibro con un QR code dal quale potrete accedere al questionario e partecipare anche voi. Questo questionario è fatto proprio per indagare un po' il livello di conoscenza delle vocalizzazioni delle capre da parte delle persone, sia da parte degli allevatori o delle persone che lavorano a stretto contatto con le capre, ma anche da parte di persone che magari non hanno una conoscenza approfondita della specie o un rapporto quotidiano con la specie. E poi anche una stesura di un manuale divulgativo sul rapporto uomo-capra, appunto trovate anche quello all'interno del vostro materiale. Quindi i prodotti del progetto sono stati proprio questo manuale che troverete, lo strumento informatico, l'app in grado di decifrare, vedremo, non è proprio precisa al 100%, però insomma come primo passo vedrete che i risultati sono molto promettenti, molto incoraggianti, noi siamo piuttosto soddisfatti.
e un archivio delle vocalizzazioni di cui vi parlerà alla fine un altro dei colleghi informatici, Luca Ludovico, che contiene, appunto, vedrete, migliaia di vocalizzazioni catalogate, in modo che chiunque voglia può anche autotestarsi, provare a riconoscerle o farsi l'orecchio, allenarsi, insomma, è uno strumento che speriamo possa aiutare chiunque lo vuole fare a capire meglio le vocalizzazioni delle capre e il contesto in cui sono state emesse. La tematica è molto attuale. Vedete che il professor Guido Bono Cavalchini mi ha mandato pochi giorni fa questo ritaglio di giornale che è uscito sul Corriere della Sera il 6 febbraio, un software e presto un'app per capire il pianto dei neonati. Allora, leggendo l'articolo, insomma, hanno fatto un po' quello che abbiamo fatto noi con le capre, ecco. Quindi è finito sul Corriere della Sera, sicuramente è un argomento che interessa, è un campo sicuramente molto in espansione. In convegni recenti sulla zootecnia di precisione si è proprio enfatizzato il fatto che la bioacustica è uno dei settori che sono molto promettenti e vanno ancora approfonditi, e anche diversi lavori scientifici che sono usciti negli ultimi anni sottolineano l'importanza della bioacustica per migliorare la zootecnia. Però, appunto, a parte il pianto dei neonati sul Corriere della Sera, nel nostro piccolo anche Vocapra è finito sul TG della Regione Veneto, sulla rubrica Amici degli Animali. Questa è un'immagine del servizio, c'è Monica Battini, la mia collega, dopo la conoscerete meglio. E poi, ecco, siamo finiti perfino, guardate, sull'eredità su Rai 1. E qui, scusate, ve lo faccio vedere perché è molto breve e però è abbastanza divertente, guardate un po'. Scientifico dell'Università di Milano, cioè vengono interpretati i belati delle capre, oppure saranno decifrati i muggiti delle mucche. Proviamo con le capre. Il progetto si chiama Vocapra e ha l'intento di mettere gli allevatori nella condizione di comprendere direttamente i segnali emessi dai loro simpatici animaletti. Ecco, era, cioè, quando noi non lo sapevamo ovviamente che sarebbe finito lì, e quando l'abbiamo visto siamo rimasti un po' sorpresi, diciamo, però è stata anche una bella soddisfazione perché, insomma, evidentemente è un argomento che ha presa anche sul grande pubblico, ecco. E volevo ringraziare veramente qui, spero di non aver dimenticato nessuno, ci sono i nomi di tutte le persone che hanno partecipato al progetto, che hanno reso possibile la sua realizzazione, e sono appunto del Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali, del Dipartimento di Informatica, Dipartimento di Fisiologia dei Trapianti, non mi ricordo mai il nome completo, e abbiamo avuto anche una tirocinante francese che ha partecipato, Lisa Pirovano di Cornaredo, e poi i nostri studenti, non ho messo tutti i nomi perché sono tanti gli studenti che ci hanno aiutato a decifrare queste vocalizzazioni, due le abbiamo qui oggi che ci aiutano, Isabella Guidi e Valentina Mantovani, ecco. E poi abbiamo avuto anche studenti dell'Università degli Studi di Torino, coordinati dal professor Battaglini, che è qui anche lui oggi, e quindi anche i suoi studenti hanno collaborato a raccogliere tutti questi dati, che erano veramente tanti, è stato un lavoro abbastanza pesante e impegnativo. Le nostre tre aziende, ancora le ringrazio veramente tanto, per il lavoro che hanno fatto e anche per il rinfresco che ci offrono oggi. Regione Lombardia, naturalmente, perché ci ha finanziato il progetto e senza quello non saremmo riusciti a fare assolutamente niente. Vi lascio con una frase che mi ha mandato ieri sera una collega
che è ordinario di glottologia e linguistica all'Università di Napoli, la professoressa Francesca Dovetto, che sapendo del convegno mi ha detto: guarda, ho trovato questa frase, te la mando, e auguri per il convegno. Allora, la capra ha qualcosa di vibrante e selvaggio nella voce, ed è una frase di Chateaubriand, quindi già nel 1800, diciamo, c'era un interesse per le vocalizzazioni belati delle capre, anche se ovviamente l'approccio era molto diverso da quello che vi presentiamo noi oggi. Però mi piaceva come frase conclusiva, diciamo, per questa introduzione al progetto. E niente, io avrei finito questa breve presentazione e lascerei la parola alla professoressa Emanuela Prato Previde, che non è stata neanche bene in questi giorni, e quindi la ringraziamo veramente tantissimo di essere riuscita a venire, ha fatto un grande sforzo, ma penso che la sua presenza sia molto importante proprio perché è la voce anche della parte psicologica, insomma, del progetto, che è tutta rappresentata da lei, quindi era importante che ci fosse a presentarla.